Termina anche il mese di maggio, tra qualche giorno Santa Maria di Costantinopoli prega per noi. Vediamo adesso quello che ci propone, no? La Sì, programmazione. allora ho ripreso insomma il posto dove ci sposteremo. Grazie al gruppo Starlight che abbiamo conosciuto la settimana scorsa, noi continuiamo a visitare un altro santuario mariano ed è quello di Santa Maria di Costantinopoli. Sempre a Salerno. Sempre a Salerno. Sono questi ragazzi molto attivi, si sono messi insieme, ci regalano la musica, ci regalano anche una riflessione e ci donano anche una bella visione dei posti, insomma, che troviamo nella bella Italia. Nella bella Salerno anche, diamo un merito, Certo, insomma, alla città. ascoltiamo. Durante la caduta dell'Impero Romano d'Oriente nell'anno 1453, fra le navi che fuggirono, una di queste recava insieme alle mercanzie una tavola effigiata con l'immagine della Madonna di Costantinopoli. L'immagine, accompagnata dalla processione, fu trasferita nella chiesa del monastero e collocata nella cappella dedicata allo Spirito Santo. Nel giorno seguente fu rinvenuta l'immagine nella stalla dei cavalli del principe Orsino, riportata poi alla sua collocazione, e di nuovo fu ritrovata nella vile dimora, che infine fu eletta dalla Vergine come stabile per il riposo della sua effigie. Così quella stalla divenne quella che oggi è la meravigliosa cappella intitolata a Maria Santissima di Costantinopoli. Preghiera alla Madonna di Costantinopoli. Madre Santa, teniamo il nostro sguardo fisso sulla tua immagine. Miriamo la tua splendente corona, veneriamo il tuo angelico volto, ti affidiamo le nostre miserie, le nostre debolezze e le nostre lacrime, certi che il bambino che porti in braccio muterà il nostro patire in gioia e speranza. Porci al tuo cospetto ci dà sicurezza e forza, ci alleggerisce il cuore e ci libera l'anima dal peso delle angosce terrene. Quanto ci costa, oh Madre, sgomberare la mente dalle cose mondane. Aspiriamo alla patria celeste, eppure siamo incatenati al mondo.
Madonna di Costantinopoli, spazza via le nostre paure, spezza le nostre catene e rendici degni di offrirti questo canto di lode. Grazie a Concetta Daniello, grazie a tutti voi ragazzi del gruppo Starlight, grazie perché insomma avete arricchito anche le nostre conoscenze, abbiamo ampliato le nostre conoscenze spostandoci a Salerno pur restando seduti, fermi, comodi. E ci hanno fatto ascoltare anche un po' di buona musica, buona che musica. Non fa mai male. Esatto, magari ci ritroveremo il prossimo anno. Don Pasquale, siamo arrivati al termine di questo cammino insieme. Al capolinea, al siamo capolinea. Arrivati al capolinea per ripartire. Chissà. Io lo spero tanto. Chissà. Con te, poi magari da qualche altra parte ci sposteremo con le Chissà. Sedie, però insomma spero di ritrovarti anche il prossimo anno, noi avremo occasione di ritrovarci anche durante l'estate perché comunque sia insomma il nostro impegno per la fede, nella fede resta continua. Resta e continua soprattutto. Tu sei super impegnato con i tuoi giovani. Con la parrocchia, certo, però qualche minuto di relax, di distensione prendere, ce lo dobbiamo prendere. Sì, dobbiamo recuperarci tutti al 100%. È arrivato il momento dei nostri ringraziamenti, dei nostri saluti. Io faccio prima io perché ho un po' di persone da ringraziare e sono le persone che commentano e ci seguono anche su Facebook, perché dopo la messa in onda, dopo la nostra diretta, poi sono tanti commenti che arrivano, io ne prendo qualcuno. Massimiliano Carrera, Paolo Pugni, ovviamente è la sua Franca che ci ha fatto compagnia in alcuni caffè, grazie di cuore Paolo, noi ci risentiremo. La famiglia Torresani che è sempre presente, apprezza anche le tue riflessioni, Don Pasquale. Grazie, sono male che c'è Don Pasquale con te proprio, non si può andare avanti. Andrea La Rosa che ci segue dalla Sicilia, poi ci sono tanti altri e lo faccio adesso, parentesi, il matrimonio è bello, ci si sposa. Qualcuno convinto, per fortuna. Ha il coraggio ancora di sposarsi. Allora approfittiamo, facciamo gli auguri perché oggi, 26 maggio, si sposano Filippo e Sara, una giovane coppia, e a loro dedichiamo questo pensiero che è di un comico, però vi avvisa, rende bene l'idea. Il matrimonio è risolvere insieme i problemi che da solo non avresti, quindi non pensateci più perché ormai siete alla soglia dell'altare, insomma, è troppo tardi. Però ecco, pensate anche a questo nel momento in cui decidete di sposarvi. È vero. Una battuta, però è bello poi portare i carichi, i pesi insieme, perché insieme si risolve tutto. Certo, certo. Il matrimonio è sempre qualcosa di condiviso, è la condivisione massima insomma, della vita. Allora, grazie e auguri a voi Filippo, Sara, buon matrimonio, buona vita insieme. Noi continuiamo la nostra vita a volte separati, Don Pasquale, ognuno ha da fare le sue cose. Ringraziamo i tecnici che come sempre ci hanno sostenuto, ci hanno sopportato. Supportato e sopportato. Antonio e Vito dall'altra parte delle telecamere, grazie a tutti voi di cuore per essere stati con noi e sempre grazie a te, Don Pasquale. Grazie a Dio anche, lo diciamo insieme. Eccolo, grazie a Dio.